Buonasera a tutti, ben ritrovati alla nostra trading room. Datemi conferma audio video cortesemente. Vediamo, attendiamo ancora giusto un minutino. Perfetto, Giorgio mi dice che è tutto ok. Prima di iniziare, come al solito, il nostro disclaimer, avviso su esonero e responsabilità nel webinar, qualunque parere, notizia, ricerca, analisi, prezzo o altro tipo di informazione forniti sotto forma di commenti generali sul mercato non costituiscono consigli di investimento e sono dati con finalità educative in ambiente demo. XTB non si assume responsabilità per nessun tipo di perdita o danno, compresi i mancati profitti che potrebbero sorgere o dipendere direttamente o indirettamente dall'utilizzo di tali informazioni. Il tuo capitale a rischio e le perdite non possono eccedere il valore dei depositi. Questo grazie al nuovo tool che si chiama New Balance Protection, attivo su tutti i conti XTB a partire dal 1° ottobre 2017. Perfetto, trasferiamoci subito in piattaforma. Nel frattempo colgo l'occasione anche passarvi un po' di informazioni. Chiunque desiderasse avere le slide mi può scrivere tranquillamente in posta elettronica andrea.dimarco@xtb.it. Vi ricordo anche un'altra cosa: le password del webinar sono dedicate per i clienti, le trovate direttamente sul nostro sito alla sezione analisi di mercato, ok? Trovate la password del webinar che è univoca, eccola qui, password webinar, è univoca e ovviamente poi viene proiettata all'interno della piattaforma. Ok, quindi è fondamentale in questo caso qui sempre essere collegati con la piattaforma e da lì, insomma, potete verificare la password del webinar. Ok? Quindi possiamo andare avanti in questo momento qui specifico. Vediamo nel DAX, vedete già tracciati i livelli. Abbiamo già tracciato i livelli di Fibonacci. Come vedete, abbiamo ancora, sono validi i livelli che avevamo tracciato in precedenza. Zero direttamente sul 12.900, 100 sui 13.208, una congestione piuttosto interessante, piuttosto particolare. Come vedete, stanno funzionando veramente molto molto bene questi livelli qui per effettuare sia scalping sia intraday. Attualmente lo vedete in questo momento qui, siamo proprio sul livello 50, siamo. E lo vedete proprio qui in questo momento specifico, eccolo qui, siamo proprio sul livello 50. Cosa vuol dire? Vuol dire che non possiamo operare, vuol dire che non possiamo inserire trade. In realtà lo possiamo tranquillamente fare. Il mio consiglio, ovviamente, siccome la congestione che in questo caso qui stiamo studiando è piuttosto ampia, piuttosto evoluta. Quello che possiamo andare a calcolarci ovviamente sono le micro congestioni che si sono sviluppate. E negli ultimi 3 giorni il prezzo si è mosso, negli ultimi 2 giorni, negli ultimi 3 giorni il prezzo comunque si è mosso tra il 61,8 e il 23,6. 61,8 è stato ottimo, lo vedete qui in queste 2 occasioni come livello di vendita. In particolare eravamo nel trading coffee e nella sessione precedente nel nostro indie gap, l'apertura del mercato, dove avevamo potuto cogliere proprio gli acquisti e le vendite. Soprattutto lunedì nel trading coffee avevamo fatto proprio questo trade al ribasso intorno alle 10:30. In questo momento qui il mercato è piuttosto congestionato in questo specifico momento, come vedete. Una giornata piuttosto significativa, il tocco sul 23,6, proprio vedete come è stato
scientifico alle 9:45, un tocco perfetto. Questi livelli vi funzionano anche per poter inserire eventuali buy limit, sell limit, o sell stop e buy stop. Perché? Perché qui vedete come ha toccato proprio alle 9:45 il minimo per poi tornare su fino al livello 50. In questo momento la volatilità è comunque abbastanza bassa, abbastanza imprecisa. Qui abbiamo due strade da poter percorrere. La divisione dei livelli di volatilità non solo vi danno anche l'opportunità di dire o di stabilire quali zone di acquisto e quali zone di vendita avete, ma avete anche l'opportunità di segmentare i vari livelli di Fibonacci con la gestione della size. Ok? Ad esempio, in questo caso specifico qui, fatemi cambiare un attimino la demo, fatemi cambiare questa demo qui dove abbiamo fatto il trade di venerdì scorso, se non ricordo male. Applichiamo un'altra demo dove abbiamo esattamente 10.000 euro, così lo vediamo anche. Fatto proprio una demo specifica. No, non è questa. Ok, vediamo un attimino, datemi un minuto per ritrovarmi la demo. Datemi. Ok, non è questa. Solo un istante, mi sono perso un attimino. Solo un istante. Ok, datemi un minutino e ci siamo. Perché mi sono creato proprio una demo apposta di 10.000 euro in modo tale da inserire le corrette size. Ok, quindi giustamente qualcuno di voi mi ha detto: Andrea, con 100.000 euro è sempre bello fare le prove, fare le cose. Effettivamente do ragione, perché effettivamente avere 100.000 euro in pochi poi ce l'hanno, e quindi giustamente cerchiamo di proporzionare sempre i conti. Eccola qui. Questa è la demo, perfetto. Questa è la demo che stavo cercando. Vedete, qui avete la password, ok? Vedete? Con l'opportunità, insomma, di i vari livelli di poterlo vedere. E qui abbiamo la nostra demo di scalping. Ok, attualmente abbiamo fatto qualche sessione, abbiamo realizzato circa un 400 euro, vedete, 469 euro. Importante sempre tenere l'equity line sotto controllo. Vedete, qui abbiamo la massima perdita di 55 euro e 25 centesimi. Ok, questa è la massima perdita. Il massimo profitto che abbiamo avuto è di 190 euro. Ok, in questo caso qui, ad esempio, vi stavo dicendo, abbiamo questi livelli di Fibonacci tracciati. Ok, come vedete, la volatilità è veramente molto molto scarna in questo istante qui. E qui, in questo caso specifico qui, la raccomandazione che io vi posso fare è: ad esempio, se con una demo di 10.000 euro andiamo ad operare con 0.1, ok, in questo settore qui del 50%, okay, che vi sto segnalando con l'ellisse, vi do la raccomandazione di abbassarvi, ok, tra 0,05, ok, quindi di fare la metà, ok. Quindi settiamo 0,05 come size, e come livello di stop loss take profit settiamo ad esempio 2 punti. Ok, perché? Perché ipotesi che adesso io lancio un'operazione, siamo proprio, guardate, siamo giusto poco sotto il 50 in questo momento qui, ok? Quindi poco sotto il 50, la mia strategia, come vedete, mi dice di andare long, aperto a 13.056 e apro una primissima posizione. Ok, apro una primissima posizione. Le posizioni le vedete anche qui, in posizioni aperte, d'accordo? 1, 0,05. Perché? Perché ho abbassato la size? Perché ovviamente sono sul 50 e qui voglio, il mio livello di stop loss è più lontano, e voglio ovviamente utilizzare una size più bassa.
Attenzione, io ho utilizzato 0,05, ok? Però ovviamente va molto in funzione del vostro grado di rischio, sostanzialmente. Vedete, candelina long 57, 58, 59, come vedete. Mettiamo giù un'altra piccola operazione da 0,5, ok? E vediamo un attimino se riusciamo, siamo proprio su 50, se riusciamo a portare a casa. Ovviamente perché qui abbiamo un determinato concetto di rischio, nel senso che in questo momento il mio livello del margine sono 6.412,54, quindi in realtà sto rischiando veramente molto molto poco. Lo possiamo anche vedere dalla piattaforma, nuovo ordine 005, sono 16.000 euro di contratto, quindi cosa vuol dire? Che in realtà stiamo utilizzando una leva molto molto bassa, ok? Stiamo utilizzando addirittura, stiamo utilizzando, quasi non stiamo utilizzando leva perché abbiamo 10.000 euro sul conto e stiamo operando con una size di 0,05. Questo perché? Perché ovviamente siamo sul livello 50, ok? Quindi questa è la motivazione principale, siamo su questo livello 50, ok? Quindi un livello piuttosto sensibile. Perché? Perché in questo caso qui i nostri livelli di stop loss, il nostro livello di stop loss rispetto tra il long e lo short sono praticamente identici. Ok? Quindi qui sono equidistante tra il mio livello di stop loss, lo vediamo meglio, allarghiamo un po' il grafico, eccolo qui. Il mio livello di stop loss è esattamente equidistante al mio livello di take profit. Perché in questa zona qui abbasso la size? Perché nel caso in cui ovviamente l'operazione mi va contro o non mi va a mio favore, posso fare comunque un average down. Ok, quindi ipotizzando che in questo momento ho una candela fortemente ribassista, che mi finisce magari sui 13.044 perché la volatilità mi sorprende, lì ovviamente entro già in una zona, diciamo, più di acquisto che di vendita, perché comunque il prezzo si collocherebbe già 20 punti al di sotto del mio attuale livello, e quindi in questo caso qui potrei tornare ad utilizzare una size più alta, che ovviamente, vi ripeto, decidete un po' voi la size. Io vi posso dare consigli, ma poi va tutto in funzione del vostro grado di rischio. Ad esempio, se voi avete 10.000 euro sul conto, rischiare un 1,01 in questo caso qui vi permette di avere una leva sul conto 1,13. Ok? Quindi questo è un fattore fondamentale che bisogna tenere in considerazione. Quanto vale? Vale in questo momento qui ogni punto 2,5 euro, nel caso dello 0,05 esattamente la metà, quindi 1,25. Ok, diciamo che quando il mercato si trova in queste situazioni qui siamo sul livello 50, siamo esattamente neutri, ok? Diciamo che le zone migliori che servono a noi per mettere carichi un po' più importanti sono il 38,6, scusate, il 38,2, come abbiamo visto questa mattina. Nel frattempo ci ha chiuso anche l'altro 0,5 in profitto. Vedete questa bella candela rialzista. Abbiamo perso un'occasione nel frattempo che parlavamo, perché potevamo comprare 56 e non l'abbiamo fatto, però poco importa, tanto questi webinar servono più che altro anche per cercare di fare qualche operazione vincente insieme, anche di capire un po' la strategia nel suo più ampio dettaglio. Ok, però l'ideale qui in un grafico sempre M15 e andare a captare questi momenti in cui il prezzo arriva sul 38,2, 23,6 e ovviamente in queste zone più alte del 61,8, in questo caso qui, visto che abbiamo una microcongestione, addirittura meglio sul 78,6. Ad ogni modo, come vedete, spostandoci in un grafico a 5 minuti, vedete che la volatilità in quest'ultima mezz'ora è stata veramente molto molto modesta, di una quindicina di punti.
L'abbiamo sfruttata abbastanza bene con due piccole operazioni, ok? Rischiando veramente molto poco. Vi ripeto, il rischio qui dovete commisurarlo voi in funzione di quello che voi volete rischiare, volete assumere, ok? Quindi in questo caso qui io personalmente focalizzerei un po' la situazione in questo modo qui. Ho 10.000 euro sul conto e le mie entrate sui livelli, tra virgolette, forti. Possono essere anche di 0,1, 0,2, 0,3, ok? E mentre sul livello del 50%, come adesso, utilizzerei un 0,05 massimo 0,1, d'accordo? Quindi questi sono i miei due livelli, le mie due sites da poter utilizzare, ok? Poi la cosa fondamentale, la cosa importante è sempre avere una equity line positiva e di dare i giusti pesi alle operazioni, ok? Quindi una equity line in cui anche se facciamo poco, quindi magari facciamo cose che non ci sembrano tante utili, ad esempio, tanto utili come ad esempio mi porto a casa un 3,63 o un 3 euro, ok? Però l'hai portato a casa con strategia, con metodo e soprattutto rischiando veramente molto poco. E alla fin fine è un po' questo quello che vogliamo fare, cercare proprio di cogliere questi micromovimenti di un 3 e quindi di fare anche magari, anche se faccio un 10 euro al giorno rischiando veramente poco. A me la cosa importante è tenere nello scalping sempre sotto controllo il rischio, ok? Poi ci sono zone. E ve le faccio vedere qui. Utilizzo questo conto proprio apposta per lo scalping, dove vedete inserisco mezzo lotto, ok? Vi voglio far vedere l'equity line, che è la cosa più importante in assoluto. Dove vedete qui sell mezzo lotto, sell mezzo lotto, sell un lotto, sell un lotto, perché questi vedete sono fatti, vedete, giorno 22, giorno 22, non a caso, perché sono i giorni in cui il prezzo mi è andato su il 78,6 o il 61,8 e lì ho deciso di rincarare la dose, ok? Perché? Perché lì avevo le probabilità a mio favore, il rischio a mio favore, quindi avevo una situazione di mercato più a mio favore. Poi qui vedete il buy, un lotto, vedete poi qui zone più sensibili di prezzo, quindi di più basso rating. Ho inserito 0,10 fino ad arrivare appunto a zone in cui la volatilità come oggi è veramente molto, molto poca e ci dobbiamo accontentare, e questo anche un aspetto chiave a livello psicologico, di fare piccoli trade da 0,05. Guardate, è ancora 58,60, quindi io qui devo veramente essere capace di captare questi micro movimenti. Se poi ne riesco a fare 3, 4, 5, 6, 10, 10 micro movimenti di questo genere, ho comunque fatto 60 euro rischiando veramente molto, molto, molto poco e con una strategia a mio favore sostanzialmente. Vediamo un attimino se avete domande, il tempo poi scorre sempre piuttosto veloce. Giorgio mi chiede, Andrea, Marco, sì, il mio cognome di Marco, i livelli utilizzati per posizionare Fibonacci 0100 li hai cercati andando di quanto a ritroso nel time frame, 15 minuti? È una domanda piuttosto intelligente, Giorgio, perché poi effettivamente questi livelli di Fibonacci determineranno un po' anche la tua, saranno poi le fondamenta della tua strategia. Quindi, sotto questo punto di vista, Giorgio, ricordati sempre che cos'è la volatilità. Intanto qui parte il long, come vedete, quindi ci eravamo posizionati nella parte giusta, 65-66, perfetto. Ad ogni modo, vi dicevo, i livelli di Fibonacci vanno sempre misurati in funzione di quello che noi definiamo per volatilità. Okay? Ricordatevi sempre che la volatilità è la variazione percentuale del prezzo in un determinato arco di tempo. Ok? Quindi questo è assolutamente fondamentale, dobbiamo andare a calcolarci quei massimi e quei minimi significativi. So che è difficile, so che ci vuole tempo, per questo facciamo questi corsi sul DAX, sia di trading, diciamo, un po' più aggressivo, quindi intraday aggressivo, chiamato scalping, sia intraday moderato,
chiamato intraday moderato. Quindi, sotto questo punto di vista, dobbiamo sempre cercare di capire effettivamente la strategia che stiamo utilizzando, come la stiamo utilizzando e su che cosa si basa. In questo caso qui io mi baso sulla volatilità e la volatilità mi dice che i miei livelli buoni da poter utilizzare sono esattamente questi qui che ho trovato. Ok? Quindi questi sono i due livelli buoni. Guardate che questa mattina questi livelli sono stati anche confermati, questo livello qui, perché ha avuto questo minimo che mi ha fatto un minimo significativo perché la spike, ad esempio, come la vedete qui, è molto pronunciata e quindi mi ha delineato quello che è il minimo significativo. Poi, ovviamente, Giorgio, puoi anche utilizzare in funzione, poi, ti ripeto, del rischio che ti vuoi assumere, del time frame che vuoi utilizzare, perché tu puoi anche utilizzare un time frame più basso rispetto a quello che utilizzo io. E ad esempio una situazione interessante sarebbe anche questa, ok? Anche questo per me sono dei livelli importanti di congestione che tu puoi utilizzare, però è una congestione più piccola. Come vedete, il risultato è comunque lo stesso, siamo sempre sul 50%, quindi è assolutamente fondamentale. Capire primis che cos'è la volatilità e come utilizzarla a favore. Per quello ho fatto il manuale dello scalper, dove hai a disposizione i principi chiave per poter operare in queste condizioni qui di mercato. Ok? Quindi continuate, okay, con questa strategia qui, continuate con questo trading ad accumulare piccoli trade, okay? Un consiglio, potete anche abbassare il take profit. Vedendo anche la situazione attuale a 1,5, ok? Perché tanto con lo slip edge sto vedendo che ve lo chiude sempre a 2 punti, ok? Però vi permette di uscire prima, ok? Quindi guadagnate lo stesso uscendo prima dal mercato, che secondo me è un altro fattore fondamentale. Quindi chi sta facendo scalping in questo momento, sto vedendo che comunque siete tanti, quindi sono sicuro che molti di voi staranno lì cercando di fare mini operazioni. E abbassare il take profit a 1,5, ok? Arriverà anche la terza parte del manuale a brevissimo, in fase di costruzione e finalizzazione. Terza parte in modo tale da avere tutto il manuale dello scalper completo dal primo al terzo volume. Per quanto mi riguarda, noi ci diamo appuntamento speciale a domani mattina alle 9, tutti puntuali, tutti con la stessa password, quindi mi raccomando, stiamo cercando di evitare confusioni con le password, quindi avete una stessa password che è valida anche domani. Appuntamento alle 9, andiamo a misurare l'apertura del DAX con la strategia Indie Gap, vediamo un attimino se il DAX ci dà un'occasione come ieri, effettivamente, eravamo il trading coffee come questa qui che vi sto segnalando, ci dà un'occasione del genere per poter poi andare a operare direttamente sull'apertura. Ore 9, vi aspetto domani. Vi raccomando, le password sono pubblicate nell'analisi del mercato. Vi raccomando, sottoscrivetevi al nostro canale YouTube, d'accordo? Così seguite tutte le notifiche e ovviamente qualsiasi domanda, qualsiasi questione avete la mia mail andrea.dimarco@xtb.it. Per il momento è tutto, io vi ringrazio per essere stati qui con me e vi auguro ovviamente un buon trading. Grazie mille a tutti e alla prossima.